Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio dedicare questo video agli orrori della moda, cioè cose costosissime, appena uscite, novità pazzesche del mondo della moda e del lusso, che però oggettivamente io considero orribili e che non acquisterei mai, manco morta sul mio cadavere, cioè della serie non mi vedrete mai indossare queste cose. Prima cosa che non acquisterei mai è questa borsa di Balenciaga, che è la It Bag. Tutti ce l'hanno, chi non ce l'ha la vuole, tutti la vogliono. Io sono qui che guardo e non riesco a comprendere proprio, cioè psicologicamente non riesco a capire come possa piacere, perché proprio la ritengo una borsa molto kitsch, forse un pochino troppo over the top per quanto riguarda i miei gusti, tutte queste borchie, non lo so. In generale le Balenciaga di questo modello le fanno in diverse grandezze, di diverse forme, ma non me ne piace neanche una. Diversi sono i modelli, completamente appunto diversi, che non hanno le borchiette. Altre borse di Balenciaga le considero carine, ma questa in particolare non la sopporto, cioè proprio solo vederla, no grazie. Ma la cosa più assurda è che proprio questa è la It Bag del momento, ragazzi, specialmente nella misura piccolina portata così a spalla. La vedo ovunque, ma per quanto mi riguarda non l'acquisterò mai. Potete farmela di tutti i colori, sono partiti dal nero, poi l'hanno fatta neon, poi l'hanno fatta metallizzata, cioè argentata, l'hanno fatta addirittura, se non sbaglio, con gli Swarovski. E nonostante a me il rosa con gli Swarovski piaccia, però così, tutta una borsa, tutta tempestata, eccetera, no grazie. È un brand di lusso, quindi anche questa è una borsa super 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 costosa, naturalmente lo sapete, Balenciaga sicuramente non ha prezzi economici, ma io continuo a non concepire come si fa a spendere tutti quei soldi per questa borsa, anche se probabilmente si può dire lo stesso per tante altre borse mie, quindi capisco, ma per quanto mi riguarda neanche sotto tortura la indosserei mai. Come sapete è uno dei miei brand preferiti, ovvero possiamo anche dire che è il mio brand preferito, una ventina di borse Chanel, e quindi sono sempre molto emozionata quando stanno per uscire le nuove collezioni, e quindi ero anche molto curiosa di vedere che cosa sarebbe uscito con la collezione autunno-inverno. Oppure, se non sbaglio, era già uscita questo modello con la collezione primavera-estate, ma quando ho visto questo modello sul sito mi sono un po' cadute le braccia, perché onestamente uno, non mi sembra neanche una borsa Chanel, cioè se non ci avessero messo la scritta Chanel non mi rappresentava nulla questa borsa. Due, non comunica eleganza, cosa che di solito le borse Chanel fanno. Questa non capisco da dove sia uscita, mi sembra una specie di shopping bag lanciata là con il logo. Non mi piace la forma, non mi piace proprio come modello, anche se la facessero più piccola non mi piacerebbe ugualmente, ma così grande penso che sia ancora peggio. Ma la cosa più assurda è che anche questa è tipo la It Bag, tutti la vogliono, addirittura online arriva a dei prezzi di resell, cioè chi l'ha acquistata e poi la rivende, a dei prezzi folli, ragazzi, folli. Il costo in negozio è tipo di 4-5 mila euro, una cosa del genere, viene rivenduta online, l'ho vista, tipo a 9 mila dollari, una cosa veramente che io mi chiedo, ma chi è che per 9 mila dollari si compra una borsa così? Cioè, nel senso, perché con 9 mila dollari puoi prenderti una classica anche molto grande, che è una borsa che aumenta di valore, che è in giro dagli anni tipo 30-40, che non andrà, che non passerà mai di moda, che continuerà ad essere per sempre un evergreen di Chanel, che si indosserà sempre nella moda, tra 50 anni le vedremo ancora le classiche. Questa invece sembra essere la favorita del momento, questa è la borsa da avere in questo momento, tutti la vogliono, la stanno facendo di tutti i colori possibili immaginabili. Non so che cosa pensare quando la vedo, perché per me, cioè per me è orrenda, scusate l'ho detto, ma per me è veramente molto 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 brutta, e quando me l'hanno proposta da Chanel non sapevo bene come fargli capire che proprio no, questo modello no, in nessun colore, anche se rosa
Comunque no. Poi, parlando sempre di Balenciaga, questo è un modello simile a quello che abbiamo visto prima, ma Balenciaga sarà la protagonista di questo video, ve lo dico già, perché veramente quest'anno con l'ultima collezione si è proprio superata in peggio. Questa è forse la borsa più brutta che io abbia mai visto, ma poi ce ne sarà un'altra che probabilmente è ancora più brutta, quindi se lo giocano veramente il primo posto delle cose più brutte. E questa borsa, come potete vedere, è... ha delle scarpe incorporate, praticamente una borsa a forma di borsa e scarpe, ma non a forma di scarpa, a forma di doppia scarpa. Cioè, come faccio a descrivervi questa borsa? Guardatela e ditemi che cosa ne pensate. Io penso che non ci sia bisogno di aggiungere niente, è oggettivamente orribile. Queste sono le classiche cose che si possono indossare in passerella e... poi, secondo me, nessuno indossa. Invece, effettivamente, è in vendita sul sito Balenciaga. Adesso non so se qualcuno al mondo l'ha acquistata effettivamente, però è in vendita e fa parte dell'ultima collezione. Ditemi che cosa ne pensate voi. Io, manco morta, mi farei vedere in giro con una roba del genere, cioè, ma seriamente, piuttosto vado in giro con la borsa, quelle di stoffa del supermercato. E specialmente per il prezzo che ha, cioè, rendiamoci conto. No, grazie. Devo assolutamente inserirvi in questa lista anche il cappello da pescatore, che tanto va di moda, l'abbiamo visto ovunque nella scorsa stagione primavera-estate, e sta ritornando. Purtroppo ho visto che sta ritornando e lo stanno riproponendo anche per la prossima primavera-estate. Io vi metterò qui questo di Dior, ma è solo un esempio, perché praticamente tutti i brand, compresi quelli di super lusso, lo stanno riproponendo. Per quanto mi riguarda, lo vedo orrendo. In qualsiasi colore e con qualsiasi fantasia, che sia di Dior, che sia di Chanel, che sia di qualsiasi brand fantastico, io non riesco a concepire come si faccia ad indossare un cappello alla pescatora, ok? Cioè, a meno che tu non vada a pescare, allora ci sta, però, cioè, oggettivamente, cioè, ditemi, obiettivamente, cioè, ma è bello? Vi piace? Come fa a piacervi? Cioè, ci sono tanti cappelli eleganti, molto belli, ma questo, cioè... a chi è che sta bene questo? Per quanto mi riguarda, possono riproporlo in ogni stagione, primavera-estate, possono continuare per 20 anni che non me lo metterò mai. E mi ricordo ancora, quando ero tipo alle medie, erano di moda questi cappelli e all'epoca ne avevo uno. Poi rivedendomi nelle foto, ok, con quel cappello addosso, mi sono imbarazzata non poco, no, perché era veramente brutto, cioè era veramente brutto, credetemi. E adesso che vedo che li ripropongono ovunque, penso, manco morto, me lo comprerò mai, no grazie, non fanno per me, non capisco neanche come fanno a... effettivamente introdurlo nelle collezioni di brand di lusso. Per quanto mi riguarda, è proprio l'anti-eleganza. So che anche questo è famosissimo, cioè ragazzi, tutte le cose che vi sto menzionando veramente in questo video sono super famose, cioè tutti li hanno. Io non riesco a vedermici, mi dispiace, per me è oggettivamente brutto da vedere, non lo acquisterei mai, indipendentemente dal brand, dal colore. No grazie. Nuova menzione per Chanel, che veramente anche Chanel quest'anno con gli orrori fashion non si fa mancare niente. Abbiamo questa bellissima borsa da quasi 5.000 euro, il prezzo è di 4.600 euro, a forma di fish del casino, cioè, ed è disponibile anche in tutte le colorazioni di fish del casino, ovvero nera, rossa, verde, e penso questi siano i colori. Cioè, onestamente, 4.600 euro per questa. Chanel, perché? Mi devi spiegare, Chanel, perché lo fai? Io associo Chanel all'eleganza, ad un eterno stile evergreen. Che cos'è questo? Cioè, perché? Perché? Quindi, manco morta, me la comprerei mai. Non so neanche veramente se c'è qualcuno che queste cose le acquista, oppure loro lo fanno un po' più per hype, così noi tutti parliamo e diciamo, mamma mia, mai visto quella borsa? Sì, l'ho visto, Dio che brutta. Quindi non mi è chiara questa cosa. Adesso ditemi se voi la acquistereste mai, ma la indossereste, cioè, anche ve la regalassero, per dire. Cioè, uscireste con una borsa così? Cioè, boh, io non lo so. Poi, sono seriamente in difficoltà perché non trovo un accessorio o un capo in particolare da farvi vedere di questa collezione. Sto parlando della ormai famosissima collezione Gucci e
Adidas. Se non lo sapete, appunto, c'è una nuova collezione. Gucci e Adidas hanno collaborato nella creazione di questi capi, di questi accessori, che personalmente ce ne fosse uno che mi piace, quindi non posso inserirvi una cosa in particolare. Farei prima a dirvi quello che mi piace di questa collezione, cioè niente, perché veramente per me, per quanto mi riguarda, sempre mia opinione, è imbarazzante. Cioè non c'è niente di bello in questa collezione. Le tute, le borse, seriamente. Adesso ditemi voi, per i prezzi che questi capi hanno, per quanto mi riguarda non acquisterei nulla, quindi tipo posso pure evitare di andare da Gucci, perché praticamente la cosa adesso che spingono di più è proprio questa collezione. Io non so da dove gli sia uscito veramente. Quando questi brand di lusso fanno queste collab, che ultimamente vanno molto di moda, con brand che non sono assolutamente super 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 di lusso, quindi molto più low cost, è sempre un po' cringe. Cioè o ci azzeccano alla perfezione, nasce qualcosa di pazzesco, oppure non c'è niente che valga la pena prendere. Secondo me la collezione Gucci ed Adidas fa parte di questa seconda categoria. Non penso che ci sia niente che valga la pena prendere, specialmente con i prezzi che ha. Altra cosa, la trash bag di Balenciaga, e penso che già solo il fatto che l'abbiano chiamata trash bag, perché effettivamente se andate sul sito di Balenciaga e cercate trash bag, cioè borsa della spazzatura, letteralmente tradotto in italiano, vi esce fuori, perché questo è letteralmente il nome di questa borsa, ok? È da uomo, non esiste, almeno per il momento, per quanto io ne sappia, la versione da donna, per fortuna, perché, cioè, ma in ogni caso, cioè, ma uomini, andate in giro con questa borsa? Io spero, mi auguro di no. Adesso io non riesco a capire, veramente, a questo punto me lo sto chiedendo, se Balenciaga e un po' questi brand di lusso in generale ci stanno trollando un po' a tutti, perché come fai a vendermi una borsa della spazzatura che chiami borsa della spazzatura e che effettivamente sembra una borsa della spazzatura a 1400 euro, cioè... Come fai? Ci vuole coraggio, ci vuole fegato, ci vuole veramente... Cioè, io adesso spiegatemi, io poi vorrei proprio essere presente a queste riunioni in cui il direttore creativo dice: ragazzi, fermi tutti, cioè immaginatevi una tavola lunghissima, ok? Una sala riunioni importantissima con CEO e insomma appunto designer, creator del brand Balenciaga, uno dei brand di lusso più costosi, più famosi al mondo, immaginateveli, ok? Tutti lì a fare... Io a volte veramente ci ragiono su queste cose... Tutti lì a fare questa riunione in cui parleranno delle novità che vogliono lanciare, insomma delle idee, e c'è questo genio che esce e dice: ragazzi ascoltatemi tutti quanti, perché io ho un'idea pazzesca, cioè voi non potete capire, è troppo avanti questa idea. Sì, dimmi. Ho pensato di fare la borsa della spazzatura e di farla pagare 1400 euro, che ne dite? E tutti: bravo, che ideona, bravo! E tutti, insomma, tutti entusiasti, poi a brindare con lo champagne per quest'idea pazzesca che poi effettivamente si trasforma in un prodotto ed è venduta sul sito Balenciaga, cioè adesso ditemi voi. E questo mi porta a chiedermi: ma se quest'idea la applaudono, ok? E dicono sì, sì, e poi effettivamente diventa un prodotto di Balenciaga, quali sono le idee che vengono scartate? No, perché ragioniamoci su un attimino, se questa viene accettata e diventa tipo la borsa del momento, adesso ditemi quali sono le idee che vengono scartate, perché adesso veramente sono curiosa di saperlo. Proseguiamo con Moschino, che veramente dopo aver creato questo brobrio si merita assolutamente una menzione d'onore in questo video. Bene, sì, questa penso facesse parte della collezione precedente, perché è già scontata da qualche parte. Ed è questa bellissima gonna che sembra un hamburger, a forma di hamburger. Come definirla? Penso che guardarla basti e avanzi per capire la bruttezza oggettiva di questa gonna. Potrà essere assolutamente una cosa da indossare in passerella per fare effetto wow, potrà essere una cosa super 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 artistica, insomma dipende dai punti di vista e dai gusti, presumo, ma... Voi la indossereste mai? Cioè, ditemi onestamente, io no. Può essere Moschino, può essere super lusso, ditemi quello che volete, ma cioè, guardatela e ditemi. Costa, tra l'altro, era da 5.900, adesso su Farfetch la vendono scontata, ragazzi, attenzione, a 4.130. Quindi se vi piace, ok, che immagino impazzirete per questa gonna, se vi piace, adesso la trovate in saldo. E non penso ci sia null'altro da aggiungere.
aggiungere se non che io questa gonna non me la metterei manco proprio se mi pagassero, cioè, ma proprio non esiste al mondo che mi farei mai vedere con questa gonna, non la indosserei neanche per casa, per farvi capire quanto la ritengo brutta. Non so veramente a volte come gli escono certe cose, cioè, stessa cosa me l'immagino durante la riunione, questo che dice sì perché io farò la gonna a forma di hamburger e tutti bravo, bravo, è quello di cui abbiamo bisogno, bravo, cioè, ma si può? E chiudiamo in bellezza con queste scarpe di Bottega Veneta. In generale non mi vedete mai indossare un paio di scarpe peluciose, i peluche vanno bene come peluche, ma non sulle scarpe, almeno per quanto mi riguarda. Queste bellissime scarpe, novità addirittura in preordine da Bottega Veneta, quindi se le volete affrettatevi perché magari vanno sold out, io adesso non so. Stanno andando tantissimo le scarpe fluffy, si vedono un po' ovunque, e Bottega Veneta è uscita con questo modello di décolleté peluciose da 1650 euro. C'è davvero bisogno di descriverle, di dare delle motivazioni sul perché non le indosserei mai? Non penso. Che cosa vi passa nella testa quando proponete cose del genere? Soprattutto, ma chi le compra? Queste poi sono le classiche cose che vanno a finire negli outlet, degli outlet, degli outlet, e le trovi, tipo le troveremo nel 2030 e diranno sì, questa era quella collezione brutta uscita nel 2022, cioè, perché veramente io, cioè, adesso in realtà probabilmente ci sarà anche chi le acquista, quindi se vi piacciono assolutamente non giudico, ma per quanto mi riguarda, ma neanche proprio l'ultimo, fosse l'ultimo paio di scarpe su questo in questa faccia della terra, in tutto l'universo, non le indosserei mai. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, se è così vi raccomando lasciatevi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio gigantissimo, non ci vedremo domani con un nuovo video perché praticamente domani notte parto per... scoprirete prestissimo, non ve lo dico, sto via soltanto in giornata ma parto la notte, quindi non riuscirò a filmare e editare un video prima di partire, quindi il prossimo video probabilmente sarà il vlog in questa città che ho... tantissimi avrete capito perché quando vi ho detto shopping già avete capito, quindi vado a festeggiare il mio compleanno che era la settimana scorsa, quindi appunto noi ci vedremo dopodomani con un nuovo video sempre puntuali 17:30, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi stringo forte, vi do un abbraccio fortissimissimissimo e ci vediamo giovedì con un nuovo video.